Quando mi innamoro di una canzone, voglio scoprire tutto ciò che la riguarda. Cerco di entrare nella testa di chi l'ha scritta. Ma alla fine mi rimane sempre una domanda, che nessuno fa mai. Allora ho deciso di farla io. Ho incontrato diversi artisti e gli ho chiesto di raccontarmi il momento in cui hanno capito che la loro canzone sarebbe diventata una hit. Io sono Nicolò De Devitis e oggi con me c'è Aiello. Con lui parlerò di Vienimi a ballare e di quando ha detto per la prima volta: oh, questa spacca! Vienimi a ballare, lasciami ballare, prova a immaginare le mie stelle al sole. L'ospite di oggi, ragazzi, di questa spacca è lui, è Aiello. Pa, 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 pa. Ci ha fatto la trombetta di quest'estate. Come stai, esatto. Anto? Molto bene, tu? Bene, bene, la prima domanda che di solito facciamo in questo podcast è: quando è stata la prima volta che hai detto: oh ragazzi, secondo me questa spacca? Io venivo dal disco Ex Voto, che aveva avuto fuori tre singoli, tutte e tre ballad. E io volevo assolutamente quanto prima far capire a tutti che io sono uno che balla. Ballad, esatto, che ballad. Che amo ballare, che vivo, che ho sempre vissuto il sogno della musica come un live fatto di grandi abbracci, di canzoni ovviamente lente, così se vogliamo definirle, ma anche di salti, di sudore. Quindi io avevo il bisogno di condividere con tutti il lato dance della mia creazione musicale. E ho chiesto una ritmica a Braille, il mio produttore, e mi manda questo riff una sera di dicembre del 2019, sì, penso di sì, assolutamente sì. Inizio a buttare giù delle melodie, delle frasi, e poi non so perché mi veniva questo motivetto pa 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 pa. Cioè, l'avevi sognato la notte? Ma non lo so, guarda, io ricordo che ero poi in casa, ho uno specchio di fronte casa, la mia piccola casa a Roma, e misi tutte le luci spente, tranne una piccola al centro del corridoietto, e ho iniziato a ballare. E quando una cosa ti prende così, tu pensi sempre che possa essere anche condivisibile con gli altri. E per giorni non mi andava via questo motivetto, quindi dico: cazzo, non va via a me, ma non va via solo a me, o magari è forte veramente. Ma quindi, scusa, è stata in gestazione per un po' di tempo? Sì, perché devo dire che, diciamo, nel team tutti quanti eravamo molto contenti e entusiasti di questa canzone, ma avevamo il timore della percezione che gli altri avrebbe dell'accoglienza che gli altri avrebbero potuto dare a questo pezzo. Venendo io da Arsenico, la mia ultima storia, Il cielo di Roma, tutte canzoni molto diverse da esatto questa. Tutte canzoni molto molto empatiche, ma sotto il profilo, diciamo, romantico, ok, in qualche modo, dei grandi abbracci, delle lacrime, invece adesso volevo far sudare. E quindi avevamo una serie di dubbi, di perplessità su come potevano accoglierla. Devo dire che per fortuna le persone sono sempre molto più larghe e molto più libere di quelle che a volte di quello che a volte crediamo. E Vienimi a ballare è stata una botta in testa a me, a moltissime persone. È stata la canzone dell'estate di moltissime persone che tuttora mi conoscono per quello, comunque mi legano a quel pezzo. Okay, io non dimenticherò mai quando l'abbiamo ballata sul palco del Gifone. Assolutamente, è uno dei ricordi più belli legato a quel momento, a quella canzone, e mi ha aperto un po' in qualche modo anche come dire le porte verso un certo tipo di musica più larga. Sì, è una canzone che ti ha allargato, come dicevamo. Ho avuto molta fortuna, sì, e mi ha anche un po' tipo stappato a livello anche creativo, mettiamola così, perché poi nel secondo disco sono nate una serie di canzoni dove si balla seriamente. Per me era fondamentale, proprio perché io sono fatto così. Quando l'hai sentita in radio, che effetto ti ha fatto? Ricordo che ero in macchina, mi sono messo a ballare, poi temevo che qualcuno mi fermasse, tipo vigile, polizia, quindi ho accostato la macchina, mi sono fatto una grande ballata in macchina e poi ho ripreso. C'erano delle perplessità su questa canzone? All'inizio sì, ma non perché non eravamo convinti di quanto potesse essere forte. Di chi però, voglio sapere? In realtà non mi ricordo chi nello specifico mentre parlavamo. Diciamo, c'era nell'aria delle perplessità. Perché dicevano: oh, ma siamo appena fuori dalla pandemia, dal lockdown, che erano i mesi poi pre-estivi. Ma la gente, secondo te, è pronta per ballare? Non c'erano dei dubbi sulla canzone. La canzone piaceva a tutti noi, insomma, in famiglia, mettiamola così. Eravamo particolarmente perplessi rispetto a che estate sarà. Non ci sono le discoteche, non ci sono gli aperitivi in spiaggia, ma la gente vorrà ballare. E io dicevo: sì, la gente vuole ballare, non perché ignora il dramma, ma perché ha bisogno di sorridere. Non puoi annegare nel dolore tutto il tempo. Questo pezzo tu l'hai scritto nel 2000? Io l'ho scritto nel dicembre
del 2019. Ok, quindi in totale, diciamo, normalità ancora. Assolutamente sì, io ero in pieno inverno, evidentemente avevo bisogno di grande calore. Okay. E quindi da buon calabrese. Esatto, esatto. E quindi io ho scritto un pezzo immaginando che potesse essere un pezzo ballabile. Io poi non scrivo mai le canzoni perché sia per la stagione invernale, il singolo estivo, il pezzo per Sanremo. Io scrivo le canzoni, poi in base a che tipo di veste hanno e che tipo di sensazioni ci danno, capiamo il momento insomma in cui condividerle. Ma sapevi in quel momento che stavi scrivendo un successo? Sinceramente, detto così, no. Però che stavo scrivendo qualcosa di forte, assolutamente sì, perché io per giorni non facevo altro che ripetermi in testa il motivo. Cioè, quindi uno che si sente, che quando ti rimane in testa a te dici cavolo, sì, forse rimane anche agli altri. Secondo me c'è una percezione, c'è. Hai sempre delle perplessità, però la scintilla la senti, quella fiamma la senti, la bocca dello stomaco lo senti, che, okay, che si chiude perché è un pezzo forte, okay, e o lo senti proprio sotto pelle. E Vienimi a ballare, io lo sentivo sotto pelle. L'abbiamo ballato con un verbo particolare, vienimi a ballare. Vienimi a ballare, perché in realtà non voleva essere l'invito dolce, ti va di ballare, no, era tipo un imperativo, gentile ma un imperativo, vienimi a ballare, cioè adesso vienimi a ballare, che non è affatto banale come tipo di pensiero, perché il ballo è una roba di intreccio, di carne, di pelle. Poi io purtroppo, per fortuna, sono troppo passionale e quindi che sia un pezzo lento, un pezzo uptime, mi viene comunque l'idea della carne, della pelle. Ma come ci sei arrivato cioè l'intuizione del vienimi a ballare? No, mi è proprio uscito cantando. Quando io ero con il beat sotto, facevo vienimi a ballare, lasciami ballare, e è una roba che mi è venuta. Cioè non è che prima era... andiamo a ballare, no. Oppure vieni con me a ballare. Assolutamente no. Subito vienimi, ho detto io, ma non si può dire. Poi ho fatto io, e chi l'ha detto? Che ragazzi, non si può dire. Esatto. Non si può dire fino adesso. Da adesso si potrà dire. Ma ti ricordi dove l'hai scritta? Portaci in quel momento, in quella stanza. Facci capire dove è nata Vienimi a ballare. Era la casa dei miei, la stanza che, insomma... Dove sei nato? Dove sei cresciuto? No. In realtà no, perché la casa dei miei, che è una casa più recente, okay, dove mi si sono trasferiti all'alba del mio trasferimento a Roma. Uh-huh. E io chiesi, ti ripeto, a Jacopo, a Braille, una ritmica, mi arrivò nei giorni di Natale, io mi chiusi in camera, buio... Uh-huh. E mi è venuto questo motivo. Mi sono venute delle parole. A un certo punto ho acceso una luce molto molto bassa e ho iniziato a buttare delle idee. A penna scrivi? In realtà sulle note del mio cellulare, sì, ah, sì, okay, sì. Del mio smartphone. Capita a volte penna, a volte computer, a volte direttamente le note, che insomma sono per me strapreziose. E poi credo che il giorno dopo io sia salito a Roma con in testa questo vulcano che dovevo far esplodere in qualche modo, e ho continuato la scrittura nel soggiorno di casa, dove in realtà nascono tutte le mie canzoni, perché casa mia a Roma è piccolina e il soggiorno è anche cucina, è anche studio, è anche tastiera, è stanza della TV, è tutto. Smart working si chiama. Esattamente. E quindi io ho continuato a scrivere lì, e poi ricordo una sera è arrivato Jacopo, ho detto Jacopo, io devo farti sentire che cos'è nato da quella breve ritmica. Lui rimase e dice, ma questa è una bomba. Ho detto, quindi lo pensi pure tu? Gli ho detto, sì, per me è una bomba. Allora è una bomba. La spacca. Allora spacca. E quindi ho continuato a raffinare il testo, le parole. Siamo andati in studio, abbiamo iniziato a vestirla. Ok. E poi in studio è stata una cosa magica, perché veramente ogni volta che io la sentivo dicevo, madonna, che pezzo, che bomba, che bomba. Spacca. E poi iniziano appunto quelle riflessioni che ti ho detto prima, su qualche, okay, perplessità. Hai detto una cosa, abbiamo iniziato a vestirla. Ma tu come eri vestito? Io quando l'hai scritto? Dico, come ero vestito durante i giorni di produzione. Uh-huh. Avevo un pantalone assurdo, tipo leopardato, una roba del genere. Io poi a volte esagero, ma non sempre, no? Uh-huh. Ed ero vestito, combinazione, avevo uno smalto celeste alle unghie, perché in quei giorni avevo fatto questo esperimento. Uh-huh. Avevo una t-shirt, un cappello, un berretto, delle sneakers ai piedi, e infatti ho qualche video, qualche fotografia di quei giorni di produzione in cui mi sentivo proprio alle stelle. Ok, c'è un aneddoto di questa canzone che non sappiamo? Ti racconto in realtà una roba che è successa durante il videoclip, perché io ebbi questa idea pazza di vestirmi da tritone. Sugli scogli, sei morto di freddo, di la verità.
sigla. Assolutamente sì, fingevo ovviamente grande nonchalance, come se fosse pieno agosto, ma il videoclip è stato girato ovviamente molto prima. Come sempre al mio fianco c'era Giulio Rosati, che è il regista dei miei videoclip, e quindi io avevo questa coda da tritone, da sirenetto, tutti quanti spaventati perché il mare era un po' mosso e io dovevo stare proprio sugli scogli. E a un certo punto io non mi risparmio mai in queste occasioni, e io mi buttavo e loro mi gridavano per dire: oh, ma stai attento. Io comunque continuavo a buttarmi in acqua e dicevano: non c'è bisogno di fare questa roba, meno, fai meno, ci servono 10 secondi di te che sembra che stai al mare. E faccio: no ragazzi, bisogna essere veri, o io esco dal mare o non fingiamo. E quindi ho fatto questa roba qui, devo dire che un po' rischiosetta, però mi sono divertito. E poi a me piace l'idea di fare queste robe un po' fuori dagli schemi. La prima persona a cui l'hai fatto ascoltare chi è? Credo la primissima è stato Braille, a casa mia, durante proprio la primissima gestazione. Okay. Poi ovviamente Lisa, la mia manager, e poi gli amici miei più stretti. Scusa, è tua mamma che t'ha detto? Mia madre si è divertita tantissimo, dei video di mia madre e di mio padre che fanno tipo dei karaoke self-made, perché quando passava in radio poi loro sempre sul pezzo, quindi erano molto entusiasti. Se ti può consolare, anche mia mamma la ballava tantissimo. Quindi, viva le mamme, viva le mamme che ballano. Allora, Anto, ti ringrazio per questa chiacchiera. Prossime cose che farai, concerti? Oh. Io mi auguro quanto primi concerti. Ci devi far ballare. Esattamente, è la cosa di cui io ho più bisogno, credo tutti quanti, quindi balleremo, okay. È una promessa. Grazie Aiello, grazie per essere stati con noi. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Questa Spacca è una produzione Dopcast.